Piazzetta Gianni Pellicani. È proprio il grande amico del politico veneziano morto 4 anni fa, colui che poco tempo dopo è diventato Presidente della Repubblica, a svelare la targa dell'intestazione. E per questa singolare commemorazione si rivedono personaggi d'annata, come Gianni De Michelis, 4 sindaci di Venezia presenti e passati, l'attuale Rossoni ed i suoi predecessori Costa, Bergamo e quel Mario Rigo che, oltre che amico d'infanzia di Pellicani, formò con lui per un quinquennio la coppia sindaco-vice sindaco. Ma sempre siamo rimasti a contatto e la nostra esperienza nel Comune di Venezia è stata un'esperienza felice, nel senso che questo rapporto umano che c'era fra noi, così forte e così amichevole, ha facilitato sicuramente anche lo svolgimento del lavoro amministrativo. La venuta del presidente Napolitano è stata anche l'occasione di portare un messaggio alla prima autorità del paese, di chi voleva un'inaugurazione diversa, ad esempio. La Torre, per 200 firmatari di una petizione, chiedeva un nome simbolo più legato alla città di Mestre. Per Gianni Pellicani ci c'erano un sacco di altri posti adatti e si potevano fare. Sul luogo simbolo della città deve essere un nome riconosciuto da tutti, anche dal 48% che non ha votato questa amministrazione e anche da quelli che hanno votato questa amministrazione che non riconoscono in questo nome, semplicemente perché vogliono un nome comune per tutti. Oppure il dramma del lavoro quotidiano per gli operai di Porto Marghera. Ci dia una mano, Presidente. Ci dia una mano. E un monito più che una mano il Presidente l'ha dato. Penso che in realtà sia venuto il momento perché l'Italia si dia nuovamente una seria politica industriale nel quadro europeo, secondo le grandi... Abbiamo bisogno che il Presidente dica due parole anche alla politica nazionale e territoriale, insomma. Non è possibile parlare di riconversioni senza pensare che c'è un'occupazione che va difesa, le fabbriche vanno difese. Purtroppo non abbiamo questa percezione da parte della politica.